rivivere antiche tradizioni e riassaporare il gusto della festa comunitaria che solo la Trebbiatura sapeva creare. Questo è l'obiettivo che l'Associazione Trebbiatura Antica di Bernalda, tenuta a Vinella, si è posta nell'organizzare la Due Giorni, che ha visto come unica protagonista appunto la Trebbiatura. Il momento in cui nasce il frumento, che viene separato dalla paglia, sancisce la fine del ciclo del raccolto, iniziato con la preparazione dei terreni, la semina, la cura e l'attesa della maturazione. I partecipanti all'evento hanno assistito alle operazioni di trebbiatura attraverso l'utilizzo di macchine agricole risalenti agli anni 50 e hanno potuto ammirare, grazie alla partecipazione del Club Landini d'Epoca Alto Tevere, Officina delle Memorie e Ala Littoria 1932 Aratori Pontini, le sfilate dei trattori d'epoca e ammirarli nelle attività di aratura in notturna. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è stata patrocinata dal Comune di Bernalda, dal Gal Start 2020 e da Conf Cooperative Basilicata. Ci ha illustrato gli obiettivi il presidente dell'Associazione Trebbiatura Antica, Donato Sant'Andrea. Sono due giorni che stiamo rievocando un po' le tradizioni come pratica culturale, che è quello che può sembrare al momento, però noi vogliamo rievocare soprattutto quello che si creava intorno a queste operazioni, cioè dei valori che oggi sono scomparsi, cioè la condivisione, l'umiltà, lo stare insieme e condividere fatica e gioia, diciamo, del raccolto. Adesso purtroppo ci sono dei valori che si sono persi per via del cambiamento e dell'evoluzione, sia della meccanizzazione, però c'è meno contatto umano, per cui queste cose scompaiono. Questa operazione veniva fatta diciamo al centro di alcuni appezzamenti di tanti conduttori che si raggruppavano, si davano una mano l'uno con l'altro senza badare al tempo che si dedicava uno o l'altra persona. Quando io dico sempre, è un parametro che mi sono fissato, due compari erano come due fratelli, oggi due fratelli non sono nemmeno come due compari. C'era il rispetto delle persone, l'amore, l'umiltà, si accontentava di poco. Noi quello vogliamo rievocare più che la cosa materiale, che vedere una trebbia vecchia, un trattore vecchio che funziona. Cose che sono scomparse ormai, capito? Presidente, la terra è stato il nostro passato, ma è anche, secondo me, il nostro futuro. Sicuramente, però ci adeguiamo ai tempi, perché adesso ormai, almeno nella nostra zona, il grano è quasi scomparso. C'è l'evoluzione dell'agricoltura, colture pregiate, kiwi, frutteti, diciamo, c'è un'altra diciamo, realtà che adesso è diversa, però ti comporta pure cambiamenti nel, diciamo, relazionarsi, nel relazionare delle persone che magari vivono un mondo virtuale, vivono la meccanizzazione dove la manodopera è scomparsa, per cui il contatto umano è scomparso. Ci sono delle agevolazioni in tanti sensi, però si perdono dei valori ormai dimenticati. Prima qualcuno raccontava che sistemavano la trebbia in una posizione studiando i venti per non prendere la polvere, poi aspettare il cambiamento del vento e approfittare per fare colazione. Quindi c'erano tanti parametri che messi insieme poi il lavoro diventava una cosa secondaria, si affievoliva, capito? Adesso queste cose nemmeno le sappiamo tutti noi. Io le ho vissute proprio di strisce, ero piccolissimo, a chi è delle generazioni precedenti e le ha vissute appieno ce le può dire, se le può testimoniare queste cose. Però grazie alla vostra associazione si rivivono e si cercano di tramandare. Sì, sicuramente. Io sono presidente di una cooperativa agricola che fra qualche anno compie 100 anni e abbiamo avuto questa idea qualche anno fa, prima della pandemia ci siamo fermati e poi abbiamo ripreso l'iniziativa e realizzata l'anno scorso nei locali della cooperativa stessa, però adesso per motivi logistici abbiamo creato un'associazione parallela, però comunque siamo sempre diciamo associati proprio per coltivare questo tipo di discorso. Quest'anno, vedi, abbiamo fatto, per chi ha vissuto quella dell'anno scorso, abbiamo fatto dei passi molto lunghi, speriamo in altri ancora più lunghi. Noi abbiamo allestito uno stand con un vecchio carro dell'epoca restaurato e stiamo distribuendo il grano così. Ci sono delle persone volontarie che lo offrono, perché in virtù del fatto che fra qualche giorno qui si usa fare la crapiata famosa, insieme di legumi, diamo un sacchetto del grano venuto fuori dalla trebbia antica.